Glu, vi farò vedere come pulire la glu. Loro vi danno questo in dotazione, ma non è che ci fate tanto. Io uso un cacciavitino, la raschio bene dentro. Ci vedete, apro qui. Perché qui sotto poi, guardate, questo è tutto catrame. Ma queste sono più pulite. Queste qui sono più nuove. Questa è bianca, tra l'altro è la versione nuova. E poi l'ho modificate con una punta piccola piccola piccola, non so se si vede. L'ho modificate, ho modificato i buchi qua. L'ho allargati, vedete? Non so se si vedono. In tutte l'ho fatto questo lavoro, perché comunque respira meglio con la punta, che ho usato queste che le ho comprate, sono piccolissime proprio per fare sti lavori e funziona molto meglio. Funziona molto meglio perché sto scovolino che vedanno non è che ci fate tanto, quindi con cacciavitino, se riuscite a raschiarla qua bene, esce fuori. Poi dopo ci ripasso con quello. I buchi, come vedete, vedi, sono molto più grossi e respira meglio, non si crea quel tappo. Io mi trovo bene così. Un amico invece ci mette dentro l'acetone, mi sembra, poi la scalda e si incendia e si pulisce con modo, io non mi fido. E niente, era un piccolo tutorial su come pulire la glu bene, perché dentro si forma molto catrame.